Profondo rosso per gli albergatori di Fonte Cerredo e del Gran Sasso. Perdite tra strutture ricettive e scuole sci che si attestano mediamente sul 60% rispetto allo scorso anno. Frutto dell'assenza di neve sicuramente, ma anche, secondo gli albergatori, della mancanza di una programmazione del comune, di una strategia di marketing territoriale, di annunci di apertura degli impianti in assenza dei collaudi, prontamente smentiti, e di assenza di cannoni per l'annevamento artificiale. Tutti elementi che hanno portato a disdette delle prenotazioni e a chiusure temporanee, come nel caso dell'hotel di Campo Imperatore, che rimarrà chiuso fino a venerdì per mancanza di turisti. E c'è poi chi, proprio in virtù di queste lacune della politica, chiede provvedimenti alla comune in vista della primavera, quando bollette di rifiuti e acqua saranno comunque recapitate in quota. Domenica addirittura c'era l'articolo sul giornale che l'otto gli impianti, quindi è un problema questo, perché poi se si fanno dei falsi proclami e poi noi informiamo i nostri clienti, è aperto e poi non gli impianti sono chiusi, risolviamo ben poco. Qui si deve dare una sterzata alla situazione, perché non possiamo continuare con queste dicerie, con queste false promesse. Io veramente vorrei fare un appello al sindaco, perché i mancati incassi di questo periodo purtroppo si verranno a breve, a primavera, quando cominceranno ad arrivare bollette, rifiuti e tante altre cose che sinceramente non sappiamo come fare a pagare. Allora chiediamo un sollecito al comune, che comunque si faccia promotore di qualche iniziativa che ci venga incontro.